Sì, sono Fabrizio. Pronto? Sì, pronto? Mi senti? Chi è? Sì. David, sono David. Oh, Devi, scusa, no, lo sai perché? Ma ho provato a chiamarti io varie No, no, volte. non c'è nessun problema. Sei andato a casa? Sì, sto a casa, ho provato a richiamarti, ma non ti prende. E l'altro giorno mi ha risposto un'altra persona al tuo telefono, ma io posso usare questo per chiamare te o c'è un altro numero? Beh, infatti, guarda, Fabrizio, perché anche prima mi sono stato un po' confuso perché ho avuto, io so che ti ho scritto tramite WhatsApp l'ufficio, se non sbaglio. Eh no, non mi è arrivato. Però poi io ho chiamato l'altro ieri. Poi ti ho chiamato ieri e niente. Non, prima mi ha risposto un'altra persona. Vabbè, non so se ho sbagliato io perché io non riesco a segnare i numeri. Li digito su. Beh, non c'è nessun problema, siccome, guarda, succede, non penso che un altro ti potrà rispondere perché questi sono i numeri dell'azienda. Intanto io sono in costante contattando degli altri clienti, per questo forse non ti sono uscito, ma sul WhatsApp Ah. io ti ho scritto. Ah, ecco. Ti sto guardando anche adesso. Che abbiamo comunicato tramite WhatsApp, per questo mi sembrava un po' strano che mi hai detto che non ho potuto riscrivere. Ma perché sono un po' rincoglionito io con WhatsApp. Allora, senti, non è che mi riscrivi perché non lo vedo più il messaggio che mi hai mandato. Se tu mi riscrivi adesso, così io ho il tuo contatto. Ti scrivo di nuovo Anche tramite. per avere, perché ti spiego, tu come Sì, stai? certo, ma io ce l'ho, Oh, ecco, vedi. ecco, adesso mi è arrivato. Sono Devi. Infatti ti ho Devi. contattato su WhatsApp, per Sì. questo ho pensato com'è possibile che non ce Ma com'è l'hai il possibile? numero. Non lo so, io ti ho chiamato varie volte, ma niente. Va bene, tu come stai? Per questo va bene, lavorando No. normalmente. Ok, senti, David, io praticamente ho perso questa settimana, stavo fuori, te l'avevo detto. Poi mi sono fatto male, mi sono fatto male al piede, quindi sono stato 3 giorni fermo. Non so se te l'avevo raccontato del Jumfree mentre stavo portando un trasporto. Io faccio il trasportatore. Randazzo si è portato suo nipote il Jumfree e mi ha fatto male al piede. Stavo 3 giorni fermo, un casino. Nel frattempo, a me, io in realtà questa settimana volevo parlare con te e capire meglio questa cosa. Però in realtà sono stato al telefono più che altro con Alice e Leonardo che non lavorano con te, vero? No, no, Perché dalla questi mi hanno chiamato. società. Per gli investimenti Sì. ed io ero convinto che era la stessa cosa tua. Quindi io ci ho parlato mezz'ora ed era la stessa cosa tua. Tant'è che abbiamo fatto proprio l'Inception con Leonardo, che c'era il video. Vabbè, comunque, non eravate voi, capito, Davids? No, se fossi stato io, no, almeno ti avevo scritto, ci sarebbe stato in comunità, parlando, non sono stato io. Guarda, Vabbè. forse c'è stata un'altra società di trading, non è che siamo l'unici che facciamo questo lavoro, per questo ti dico. Ma io ero convinto che eravate voi, capito? Per questo ho perso tempo. Sono stato scemo io, eh. Ero convinto che eravate voi. Non c'è una questione di scemo, è un taglio, ma mi spiace che hai perso tempo. No, ma Non secondo me qui ti è che posso dire la fate verità. Ti posso dire la verità, David. Questi erano un po' furbi, capito? Perché un po' si finge, cioè, secondo me hanno capito che eravate voi, capito? E si fingevano qualcun altro. Succede, succede. non so dire la verità, forse potrà capitare, ma non so. Non sai. Sì, innanzitutto, Fabrizio, Ecco, perciò no, ti io ti volevo dicevo, leggere questo. io la voglio fare questa cosa. Io ti avevo detto Dimmi. che, però non ho né i dati né il sito web, quindi se tu mi ripeti un attimo il sito web, i dati e come funziona, quanto guadagno, io la facciamo subito, ma oggi non faccio in tempo, ma domani, massimo dopodomani, vado a fare il pagamento, perché io te l'avevo detto, devo fare il pagamento col bonifico, che la carta io non la uso. C'ho solo il bancomat. Ah, capisco. Non
Innanzi, come te l'ho detto Fabrizio, quasi non so se ricordi un po' della spiegazione che ho fatto. Praticamente parliamo che tu inizi con un minimo capitale di 200 euro. 200. Ovviamente, sì, sì, 200 è il minimo. Tu praticamente crea un conto tramite la nostra piattaforma, da dove tu sarai l'unico intestatario. Tramite questo conto si fa tutta l'attività, praticamente le operazioni, gli investimenti, si controllano tramite questo conto che le aprirà. Nel primo momento che hai fatto l'attivazione di questo conto con il minimo capitale, la società ti affianca un consulente finanziario, ovviamente, che è un'esperta che sarà lì per lei, per ogni cosa, per darti delle indicazioni, per insegnarti come funzionano gli strumenti che utilizza la nostra piattaforma, gli strumenti finanziari, praticamente per ogni cosa che lei avrà bisogno. Io te l'ho detto, Davids, non ci capisco, però ho capito che posso mettere 200 euro, poi se voglio posso mettere, io te l'ho detto, non arrivo a 1000, io posso mettere 300-400 euro che c'ho un po' di soldini da parte. Non ho nessun problema, io per questo te l'ho detto Fabrizio, non dovrei preoccupare perché per quello sarai il consulente, anche se tu non... No, dico, non posso mettere più di 300-400 euro. No, okay, okay. La cosa, la cosa è che deve essere tutto, fai l'unica cosa, Davids, che deve essere tutto gestito, perché io sono totalmente ignorante e impreparato. Sto seguendo, da quando io ho parlato con te, sto seguendo un po', che forse tu lo conosci, Mr. Rip, lo conosci? Dire la verità, no. Che è un influencer proprio che ti insegna come non fare cavolate sulla finanza, che fa delle spiegazioni molto lunghe, poi ti dico la verità, sono quelle cose che poi tu fighe, però che tu ci capisci, se capisce o non si capisce, non ci ho capito niente. però comunque lui è molto bravo, fa divulgazione, quindi un po' sto studiando là, però non è che io so pronto ad affrontare una cosa da solo, capito? Guardo i video online. Anche questo lo stai facendo bene, ti aiuterà, però come te l'ho detto non dovrai preoccupare, perché per ogni cosa, per ogni domanda, qualsiasi domanda, lei avrà il consulente. Quella lui gestisce anche il suo conto, insieme ovviamente che lui ti chieda a lei prima, perché lei è l'intestatario, lei decide cosa vorrà fare, lui ti darà delle indicazioni, però come te l'ho detto, senza dare la conferma tu, lui non potrà fare nulla. Quello è l'importante, devi. Senza nessun problema. Ok. Perciò, come te l'ho detto così, e noi parliamo che con un minimo capitale di 200 euro, un minimo guadagno garantito da parte nostra è, presupponiamo, di 700-800 euro al mese, con un minimo capitale di 200 sempre. Garantito al 100%. Possiamo di 199,99%. Può sempre succedere qualcosa, dici? Noi non ti posso dare la 100%, perché 100%. Forse andremo anche al 600 qualcosa, forse no all'800, per questo ti dico. Però questo è il minimo. La possibilità è che possiamo andare anche di più, perché dipende come muovono i mercati, i grafici e tutto ciò. No, quello io più ho capito che io più metto e più posso guadagnare, è come una minestra, tu mi dici. Più o meno, però io ti consiglio di arrivare piano piano, di mettere. No. Questo lo dice pure Mr. Rip, cioè di valutare il capitale, di valutare il capitale. Dovrei vedere prima, così capisci anche tu come funzionano gli strumenti, come funziona questa attività di investire, le operazioni, di chiudere, di uscire. Ci sono delle diverse cose che con il tempo le potrai imparare. Piano piano. Non hai bisogno di mettere un grande, perché, come te l'ho detto, per questo ce l'hai il consulente. Piano piano, adesso, tanto io c'ho il consulente. Senti, ma tu allora devi dividere il sito web, che io non ce l'ho, me l'ero segnato ma non ce l'ho, e dove poi dovrò fare tutto, e mi devi dare i dati per il bonifico, non me li hai mai mandati. Certo, anche di quello ovviamente posso chiedere alla finanza, però se vuoi il mio consiglio sarebbe molto più facile, per esempio, se la fai tramite una carta prepagata.
se lo vuoi dalla mia parte, le dico con sincerità, poi anche con il bonifico non fa nessun problema. Per esempio, se lei ha la possibilità di aprire una casa di moni, è più facile anche per lei, così non hai bisogno di andare su banca oppure su qualche cosa, tramite un'applicazione e la fai. Per esempio, guarda, David, ma tu mi puoi mandare... Tu mi puoi mandare tutte e due le cose, perché io penso che lo faccio col bonifico. Se riesco a ritrovare, perché io ho una vecchia Postpay, però non so se è scaduta. Se io la ritrovo, te lo posso fare pure con quella. Però tu intanto mandami i dati del bonifico, così partiamo, non ti faccio perdere tempo e domani o dopodomani ci risentiamo. Oh, ok, perfetto. Adesso un attimo solo, Fabrizio, che parlo con la finanza, un attimo solo, rimani in linea. Con la finanza, la guardia di finanza, no? No, non la guardia di finanza, sto dicendo la finanza che per le nostre transazioni. Ah, i vostri! Ah, pensavo che c'entrasse che devi segnalarmi. No. Mi ha lasciato in attesa. Silenziato, ma lasciato in attesa e parla con la guardia. Okay, Fabrizio, sei qua? Pronti? Sì, via. Okay. Adesso un attimo che te la mando tramite WhatsApp. Oh, grande, sei un grande, David. Mandami solo un messaggino su WhatsApp per avere come una conferma della conversazione, perché poi tu dimentichi, ho paura. No, ti scrivo subito. Tanto poi ci risentiamo, ecco, appena lo faccio. Che sto piede. Maledetto il Gianfri. Adesso è un problema. Come stavo dicendo, stavo parlando con l'ufficio di finanza, siccome durante il giorno si fanno diverse transazioni tramite tutti i nostri uffici e per quello i dati vengono generati in tempo reale. Stavo parlando con... certo, ma no, questo è normale. Certo, per quello ti ho detto anche mandami solo un messaggino di ciao su una conversazione. Io devo mandare? Sì, mandami un messaggino così si apre la conversazione, perché forse tu hai anche eliminato con ciao la conversazione. Solo un ciao, okay. Ciao. Per avere... Ciao. Ciao su WhatsApp. Ciao. No, ho detto su WhatsApp. Ah, scusami. No, pensavo che era una cosa che vocale. Scusami. No. Ecco, perfetto. Sei tu? Un attimo solo. Era una citazione. Infatti non c'è. L'ho detto, non è un po' perché i dati vengono generati. Adesso stai generando. Non ho capito. Adesso stai generando i dati per me. Sì, ok, grande. Sei un grande. Sono unici i dati, ovviamente. Ogni cliente ha tutti i dati suoi, così non ve sbagliate. Chiaro, sì. Ovviamente, perché ci sono i tanti. Sì, ma io te l'ho detto, non l'ho mai fatto queste cose. Non fa nessun problema, non c'è qualcosa nel senso difficile. Certo. No. Così all'inizio, però appena... che tu sei abituato vedrai che non è tanto difficile, però me ne accorgerò presto, detto, dici? No, ho dimenticato di chiederti come ti è andato al lavoro. Dico, cosa? Ho dimenticato di chiederti come è andato al lavoro. Bene, dico. No, te l'ho detto, io ho lavorato, sì, beh, tutto bene, diciamo, c'avevo un po' di giorni liberi, poi dovevo riprendere a lavorare, poi sono stato a Milano, che è una storia lunga, ma non ti sto a dire, dovevo fare una consegna a Pavia, poi avrei dovuto incontrare questa Alice che ti dicevo prima, vabbè, non si è presentata, poi sono tornato, il Gianfri mi passa sto pacco, mi casca sul piede, quindi mi sono fatto male e mi sono dovuto fermare 3 giorni. In quei 3 giorni ti dicevo c'è stato l'Inception con Leonardo,
cioè siamo entrati in questa. Vabbè, quella è proprio una cosa confusa. Guarda, poi te ne parlerò. Che lui non capiva, io non capivo. E poi niente, poi ho chiamato te. Questa è un po' la sintesi per farti capire, David, anche un po' la sintesi della mia vita. Ah, e poi, no, fondamentale, c'è stato un passaggio fondamentale della mia esistenza. Come Allegrelli è proprio stato Mr. Rip, per questo ti dicevo, di questo YouTuber mi sono proprio appassionato, Mr. Rip, se ti capita seguitelo su YouTube, Mr. Rip è bravissimo. Ok, adesso Fabrizio mi ha appena Tutto mandato chiaro, dall'ufficio di finanza i dati, no? ecco ti ho mandato, dai un'occhiata. Ok. Adesso? Perfetto. Ecco, Però adesso i dati. lo sai che mi devi dire? Che me lo chiedeva pure il nome vostro, il sito internet vostro, no il nome, Davids, il nome del sito internet vostro, qual è? Il nostro sito. Scusami, non l'ho sentito. Hai detto il nostro Sì, sito? scusa, il vostro sito internet, se me lo rimandi, me lo puoi rimandare pure dopo. Certo. Grazie, scusami. Non c'è nessun problema, io credo che l'avevo mandato una volta, per quello non è che No, no, l'ho se mandato. grazie, ok, sei un grande. Allora, Ok, senti, adesso. ma ti scrivo su WhatsApp quando è tutto pronto e ci risentiamo. Io credo domani, dopodomani, dammi tempo. Ok, vedi se riesci a fare domani, così possiamo iniziare con il resto che è Sì, possibile. ma Mandami un esercizio. penso di sì, sai. Che grande. Dai, con calma, Dai. qua ce l'hai anche quelli, io ti mando anche il nostro sito senza nessun E problema. sul sito, e se trovo la PostePay sul sito posso farlo con la PostePay o ti devo richiamare per attivare questo pagamento? No, praticamente le potrai fare anche direttamente sul nostro sito, tramite una carta che è abituata per fare delle compre online, però se vuoi fare tramite la carta, ma basta che mi mandi un messaggino e ti faccio anche io la guida, è la stessa cosa. Ok, grazie, grazie David, sei stato Ok, gentilissimo. così io Scusa, ma parliamo anche con Claudio. T'ho raccontato che giorni complicati ci ho avuto, no? T'ho detto, Dai, hai capito com'è siamo la umani, mia. però. Hai capito com'è la mia vita? Dai, ci abbiamo tutti i nostri problemi, non lo metto in dubbio. Siamo umani alla fine del giorno, eh. Grazie, Non è qualcosa sei che. comprensivo. Grazie, È il nostro lavoro. te. Ok, adesso quello Tu sei adesso ti così. Tu sei mando così, t'ho inquadrato. anche il sito, Sì, mi il raccomando link per il quello. sito. Vai, allora ti saluto. Ecco, la vedi? Domani ci sentiamo, ti mando un messaggino per chiedervi, oppure scrivimi tu, ecco, questo è anche il link per Sì. entrare direttamente sulla nostra piattaforma, Sì, ok? grazie, Davids. Dai Fabrizio, adesso domani ci sentiamo per vedere se sei riuscito oppure Certo, no, riesco. Fai bonifico, no. so capace. Ok, Ciao. è una cosa facile, dai. Sì. Ok, benissimo, un piacere come sempre. È mio, un piacere mio. Ciao, 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 che adesso vado. Dai Ciao, Fabrizio, ciao, 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 a ciao, ciao. presto.